Muoio per altre 100, rinasco altre 100 volte. Dio è con me e io non ho paura. Con queste parole, il vice brigadiere dei carabinieri, salvo d'acquisto, decise di sacrificarsi per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento da parte dei tedeschi nel 1943. Se vi piace il video, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Alvaro Rosario d'Acquisto nacque il 17 ottobre 1920 a Napoli, a Villa Alba, un edificio di 4 piani in via San Gennaro, nel Riore Antignano. Fu primogenito di 5 figli, di una famiglia profondamente cristiana. Il padre Salvatore era nativo di Palermo, mentre la madre Ines Magnetti di Napoli frequentò l'asilo presso l'istituto salesiano Figlia di Maria Auxiliatrice, in via Enrico Lino numero 19, nel quartiere Vomero, la scuola elementare Luigi Vanvitelli in via Luca Giordano 100. 28, il ginnasio presso l'Istituto Salesiano Sacro Cuore. Nel 1934 lascia gli studi per frequentare per un periodo il conservatorio di San Pietro a Maiella, in via San Pietro a Maiella, numero 35. Nei carabinieri come volontario il 15 agosto 1939, all'età di 18 anni, frequentando la scuola allievi carabinieri di Roma. Venne inizialmente assegnato alla compagnia comando della Legione Carabinieri di Roma, dipendente dalla seconda divisione Carabinieri Podgora. Quindi, dopo il giugno 1940, passò presso il nucleo Carabinieri Fabbricazione di Guerra. Con l'entrata in guerra dell'Italia, si arruolò volontario per la Libia italiana, nella campagna del Nord Africa, del Teatro dell'Africa e del Medio Oriente, e il 28 ottobre 1940 venne mobilitato con la 608ª sezione Carabinieri, inquadrata nella 13ª divisione aerea Pegasus. Partendo da Napoli il 15 novembre 1940 e sbarcando a Tripoli il 23 novembre dello stesso anno, la nave ebbe gravi problemi di navigazione. Alcuni mesi trascorsi al fronte, alla fine del febbraio del 1941 rimase ferita una gamba durante uno scontro a fuoco con le truppe inglesi. Restò successivamente con il reparto in zona di operazioni, fin quando venne ricoverata all'ospedale militare di Bengasi per una forte febbre malarica. Rientrò in Italia per una licenza di 3 mesi e poi fu aggredito dal 13 settembre del 1942 alla seconda centrale Carabinieri Leali di Firenze per frequentare il corso accelerato per la promozione a vice brigadiere. Conseguito il 15 dicembre 1942 il grado di vice brigadiere, il 19 dicembre fu destinato alla stazione carabinieri di Torre Pietra, all'epoca una borgata rurale a una trentina di chilometri di Roma, lungo la via Aurelia, oggi frazione del comune di Fiumicino. Il proclama di Badoglio dell'8 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi si era casermato presso alcune vecchie postazioni, precedentemente in uso alla Guardia di Finanza, nelle vicinanze della località Torre Perle di Palidoro, che rientrava nella giurisdizione territoriale della stazione Carabinieri di Torre in Pietra. Qui, nel tardo pomeriggio del 22 settembre, alcuni di loro, mentre ispezionavano casse di munizioni abbandonate, furono investiti dall'esplosione di una bomba a mano, o forse dall'incauto maneggio di ordigni usati per la pesca di frodo, a suo tempo sequestrati dai finanzieri. Due paracadutisti morirono e altri due rimasero feriti. Il comandante del reparto, un maresciallo, attribuì la responsabilità dell'accaduto ad anonimi attentatori locali e richiese la collaborazione dei carabinieri della locale stazione, temporaneamente comandata dal vice brigadiere Salvo d'Acquisto, per l'assenza del maresciallo comandante, minacciando una rappresaglia se entro l'alba non fossero stati trovati colpevoli. La mattina seguente, d'Acquisto assunse alcune informazioni, provò a ribattere che l'accaduto era da considerarsi un caso fortuito, un incidente privo di autori, ma i tedeschi insistettero sulla loro versione e confermarono l'intenzione di dare corso a una rappresaglia ai sensi di un'ordinanza emanata dal feldmaresciallo Albert Kesselring pochi giorni prima. Il 23 settembre furono dunque eseguiti gli arrestamenti e catturati 23 uomini e un ragazzino scelti a caso tra gli abitanti della zona, e 22 di loro furono portati sul luogo dell'esecuzione. Stesso d'Acquisto fu forzatamente prelevato dalla caserma da parte di una squadra armata e fu condotto nel piazzale principale di Palidoro, dove erano stati radunati gli ostaggi. Fu tenuto un sommario interrogatorio, nel corso del quale tutti gli ostaggi si dichiararono ovviamente innocenti. Nella piazza venne anche condotto un altro abitante, ritenuto un carabiniere, Angelo Amadio, che sarà l'ultimo testimone del sacrificio del brigadiere. Nuovamente, richiesto di indicare i nomi dei responsabili, d'Acquisto ribadì che i nomi ne potevano essere, visto che l'esplosione era stata accidentale e che gli ostaggi e gli altri abitanti della zona erano dunque tutti innocenti.
Durante l'interrogatorio di Rastrellati, da questo fu tenuto separato nella piazza, sotto stretta sorveglianza da parte dei soldati tedeschi. Gli ostaggi da questo vennero quindi trasferiti fuori dal paese. Agli ostaggi furono fornite delle banche e furono costretti a scavare una grande fossa comune, nelle vicinanze della Torre di Palidoro, davanti al mare, per l'ormai prossima loro fucilazione. Le operazioni di scavo si protrassero per alcune ore. Quando furono concluse, fu chiaro che i tedeschi avrebbero davvero messo in atto la loro minaccia. Infatti credevano che Amadio fosse un carabiniere e pertanto inizialmente ritennero di trattenerlo per farlo assistere all'esecuzione. Evidentemente Salvo d'Acquisto si era accusato del presunto attentato, addossandosi la sola responsabilità della caduta e richiedendo l'immediata liberazione dei rastrellati. I 22 prigionieri furono lasciati liberi e immediatamente si diedero alla fuga, lasciando il sottufficiale italiano già condannato a morte dinanzi al plotone d'esecuzione. Fuga si unì immediatamente a Madio quando riuscì a dimostrare, presentando i suoi documenti, che in realtà era un operaio delle ferrovie e non un carabiniere. Come raccontò nella sua testimonianza, resa nota nel 1957, fece in tempo però, mentre correva, a sentire il grido «Viva l'Italia!» lanciato dal carabiniere d'acquisto, seguito subito dopo dalla scarica di un'arma automatica che portava a termine l'esecuzione. E vide un ulteriore colpo sparato da un graduato al corpo già riverso per terra. Vide i soldati ricoprire il corpo con del terriccio, spostandolo con i piedi. Il comportamento del militare italiano aveva colpito gli stessi ufficiali tedeschi, che il giorno dopo, secondo quanto riferito nella testimonianza di Baglioni, le riferirono: «Il vostro brigadiere è morto d'eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Giugno 1947, nonostante la contrarietà dei 22 scampati alla strage e della popolazione di Palidoro, la madre ottenne di far traslare le spoglie di Salvo d'Acquisto nella sua città natale. Il feretro, giunto a Napoli l'8 giugno del 1947, fu esposto in una camera ardente presso la caserma del Comando Regione Carabinieri Campania, per poi essere tumulato il 10 giugno presso il Sacrario Militare di Posillipo. Il 22 ottobre del 1986 le spoglie furono nuovamente traslate nella prima cappella sulla sinistra della Basilica di Santa Chiara di Napoli, dopo essere state onorate in una camera ardente allestita presso la caserma del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli. Nel 1983 fu annunciato da Sua Eccellenza Monsignor Gaetano Bonicelli l'apertura presso l'ordinato militare di una causa di canonizzazione. Di conseguenza, al carabiniere napoletano è attualmente assegnato dalla Chiesa il titolo di Servo di Dio. L'apertura del processo canonico di beatificazione di Salvo d'Acquisto avvenne il 4 novembre 1983 e si concluse il 25 novembre 1991 con la conseguente trasmissione degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi. Il 15 ottobre 1987 Padre Gaudenzio Elaia fu nominato dal Cardinale Corrado Ursi Arcivescovo di Napoli, delegato arcivescovile del Tribunale Ecclesiastico per la ricognizione canonica dei resti mortali di Salvo d'Acquisto, che fu effettuata il 18 ottobre dell'87. Alla stessa congregazione venne consegnato nel 96 un supplemento d'inchiesta voluto dal nuovo postulatore. Il postulatore iniziale però aveva incominciato la causa di beatificazione per ottenere il riconoscimento dell'eroismo delle virtù, mentre il postulatore successivo richiese il riconoscimento dell'eroica testimonianza della carità, definizione applicabile per i martiri. Nel 2007 però un voto a maggioranza espresso in un convegno della Congregazione delle Cause dei Santi ha portato a una sospensione del riconoscimento di martire. La figura del militare fu comunque ricordata da Papa Giovanni Paolo II, che in un discorso ai carabinieri del 26 febbraio 2001 ebbe a dire: «La storia dell'arma dei carabinieri dimostra che si può raggiungere la vetta della santità nell'adempimento fedele e generoso dei doveri del proprio Stato. Penso qui al vostro collega, il vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare, di quale è in corso la causa di beatificazione».